La foto di cui vai più fiero. Questa è in assoluto la foto migliore che ho fatto Bella, in vita è mia. molto bella. Lui è Roberto Panciatici. Vive a Berlino e fa il fotografo. Non è un normale fotografo perché lo chiamano costantemente in tutto il mondo per fare foto e non è legato a nessun posto specifico. Così ho deciso di incontrarlo per capire come funziona il suo lavoro, come è diventato un fotografo affermato a livello mondiale e perché ha scelto di vivere a Berlino anche se poteva vivere ovunque. In tutto ciò Rob ha anche un canale YouTube dove parla di fotografia. A fine febbraio ho preso un volo Ryanair e sono andato a Berlino. Potevo andare solo per ragioni lavorative e avendo l'esito negativo del tampone effettuato massimo 48 ore prima. Ovviamente le cose cambiano in fretta, quindi prima di andare a fare qualsiasi trasferta, controllate sempre sul sito di Viaggiare Sicuri per vedere quali sono le misure di sicurezza. C'era anche un modulo online da compilare, per esempio in questo caso. Nonostante le difficoltà, in entrambi gli aeroporti è andato tutto liscio e devo dire anche molto molto veloce. Arrivati a Berlino, abbiamo dovuto aspettare le 3 del pomeriggio in attesa che aprisse il check-in per entrare in Airbnb. Purtroppo Berlino era, e forse è ancora, in una specie di lockdown. Non si poteva entrare nei ristoranti a nessuna ora, anche se si poteva uscire di casa senza problemi, e la maggior parte delle attività erano chiuse. Quindi per aspettare ci siamo fatti un giro. Abbiamo visto Alexanderplatz e abbiamo mangiato un panino di Five Guys. In giro, faceva un po' freddo. Era la mia seconda volta a Berlino e la prima volta sono andato in gita con la scuola a 18 anni. Ho il video, ancora su YouTube. Il primo giorno ce lo siamo presi per assestarci a Berlino. Abbiamo preso un appartamento su Airbnb che costava 90 euro a notte e siamo stati 3 notti. Molto molto bello e consigliato da Rob. Il secondo giorno, per ora di pranzo, ci siamo visti con Rob. Ci siamo fatti una chiacchierata off camera perché anche se ci conoscevamo virtualmente, non ci eravamo mai visti dal vivo. Abbiamo fatto un pranzo in giro e poi è partito l'interrogatorio. Volevo sapere tutto, anche perché io non so veramente niente di come funziona la professione di un fotografo. Specialmente uno come lui che viaggia il mondo per fotografare persone. Eccoci, sono venuto a Berlino apposta per te. Fammi un riassunto della tua vita fino ad adesso. Tra l'altro, quanti anni gli dareste? No, dai, non puoi iniziare un video dove fai... No, davvero, va. Allora, vabbè, gli anni lo vediamo dopo, facciamo il conto alla fine. Va bene. La mia vita è sostanzialmente divisa in due grandi filoni. Adesso faccio il fotografo di lavoro, quindi è pre-fotografia, post-fotografia. Ho fatto tutti studi scientifici, ho studiato chimica, sono ufficialmente un chimico io. Sono finito a lavorare in banca, okay. E l'ho fatto per quasi 11 anni. Lavoravo nel reparto IT di un gruppo bancario. E che c'entra con la chimica? Assolutamente niente. Infatti okay. La mia vita è tutta fatta di zapping, venendo da Siena, dove l'ambizione più grande che puoi avere nel senese è lavorare sostanzialmente al Monte dei Paschi, va bene? E tu hai raggiunto la vetta del senese? È lo stereotipo. Ero arrivato a un punto della mia vita dove vivevo in una bella villetta con la mia ragazza dell'epoca, con un cane, e la vita era in qualche modo finita. Lo spartiacque fra questa vita e quella che faccio oggi è stato un evento che ha cambiato sostanzialmente tutta la mia percezione del mondo. Un ragazzo del mio gruppo si è suicidato. Del gruppo di amici? Sì, okay. Del mio gruppo di amici. Per la prima volta ho capito che questo giochino che noi chiamiamo vita c'ha un termine. Vale la pena fare qualcosa per goderla, la vita, per sentirla. E io mi sono semplicemente accorto che tutto quello che avevo fatto l'avevo fatto perché lo dovevo fare. Mm-hmm. Gli anni che io ho passato, per esempio, in azienda, diciamo così, sono stati anni importanti anche per la mia formazione da fotografo, perché mi hanno dato, in una parola, struttura. Quindi so cosa significa fare un progetto, so cosa significa rispettare i tempi. Da fotografo mi ha fatto bene, però in quel momento c'è stata una rottura feroce e la prima cosa che ho fatto sostanzialmente è stata andare a Londra, in un ambiente dove nessuno mi conosceva, potevo essere chi volevo. In qualche modo ho iniziato a cercare me stesso. Sostanzialmente ho fatto tutti gli errori che si fanno normalmente a 15, 16, a 7 anni, a 30, e mi sono riscoperto. E lì è stato il periodo della mia vita dove ho trovato la fotografia. Già ti piaceva fotografare? No, okay. Non me ne fregava un cazzo di niente. Avevo come tutti una reflex. Quanti anni fa questo? Ormai sono 13 anni fa. Potrei già sapere insomma le date di Roberto. Maledetto, ti odio. Sì, io ho 43 anni. Quindi a 30 anni hai scoperto la fotografia da zero? L'ho scoperta da zero. Quando è che è diventato un lavoro? Piuttosto presto. Ho fatto un anno dove continuavo ad avere in qualche modo i piedi in due staffe, però fortunatamente il lavoro come fotografo è ingranato. Come fa a ingranare un lavoro? Io me lo chiedo proprio da esterno. Io faccio, intanto mi occupo di ritratti e matrimoni in giro per il mondo. Se ti dico matrimoni, magari l'immagine che ti viene in mente non è esattamente quello che faccio io. Ok. Cioè, era uno dei miei primi lavori.
Yeah. Bene, sono agganciato dal parchetto. Comunque Rob mi stava raccontando che per iniziare a lavorare è partito come assistente per un anno. Facevo da secondo a un fotografo. Questa persona peraltro si chiama Valerio Paterni, ci sono ancora in contatto. Ha iniziato a portarmi in giro come assistente. C'era uno scontro in qualche modo generazionale all'epoca, no? Cioè prima fai questo, poi aspetti 10 anni, fai questo. E io invece avevo il desiderio feroce di recuperare tutto quel tempo che secondo me l'avevo sostanzialmente speso vivendo la vita di un altro. Insomma, Rob non poteva perdere 10 anni a fare la gavetta. Così dopo un anno ha iniziato a fare foto in maniera autonoma. E in particolare uno dei primi lavori che ha fatto scattando come voleva gli ha aperto la strada per molti futuri lavori internazionali. Era un matrimonio, okay. Un ex quarterback americano e un'organizzatrice di eventi californiana. Che si sposavano in Toscana. In Toscana, esatto. Okay. Però quel lavoro è stato enormemente importante per me, non solo perché ha finito in tante riviste sia in America che in Russia, ma perché mi ha dato modo di entrare anche a contatto con un certo tipo di clientela a cui piaceva la mia espressione visiva. Quindi quello che io cerco è una connessione umana che è fatta di intimità, di silenzio, di relazioni. E in Italia non c'è tanto questa cultura di questo tipo di estetica. E questa è una cosa che invece oltreoceano è molto più capita. Infatti per tantissimi anni i miei soli clienti sono stati americani, poi russi, poi sono iniziati i giapponesi. Quindi dopo questo primo lavoro che è stato ripubblicato all'estero, Roberto è riuscito a farsi conoscere da tanti potenziali clienti intorno al mondo. Il che significa poter fotografare persone in giro per il mondo e generalmente clienti più soddisfacenti rispetto ai classici matrimoni italiani, ecco. E io mi sono ritrovato sostanzialmente partendo praticamente da zero, avere intere stagioni piene, però anche con il fatto di dover gestire in qualche modo la paura dell'aspettativa. Stavo vivendo grazie alla mia espressione. C'è stato tutto un periodo della mia vita dove per me era impensabile vivere senza uno stipendio fisso. Già dirla oggi mi sembra, cioè, follia. C'è una cosa che non capisco però. Come ha fatto Rob a imparare a fare le foto? Se si è ritrovato di punto in bianco con clienti da tutto il mondo, quando ha trovato il suo stile, come ha fatto? Io ce l'avevo già un'idea espressiva che veniva dall'istinto, cioè non conoscevo nulla, però è nato da un qualche tipo di esigenza, desiderio. Tu ti ritrovi con avere da punto in bianco cliente internazionale, perché prima non ce l'avevi, ma tu paradossalmente hai appena iniziato. Non ti sei sentito, oddio, non so fotografare abbastanza bene? Sì, è per quello che prima ti dicevo, c'era anche un fragmento, una paura di corrispondere all'aspettativa. E questa paura l'ho affrontata come si affrontano tutte le paure della vita, no? Ci sono passata attraverso e semplicemente ho fatto quello che andava fatto. Partivo col mio zainino e me la godevo, e è stata una grande scoperta di me. È per quello che ti ho detto, la cosa più grande che probabilmente ha fatto la fotografia per me è stata proprio una riscoperta di me stesso e anche della mia estetica, che l'ho costruita da zero perché non ce l'avevo. Io ho lavorato anche con personaggi politici, direttori d'azienda, sportivi, calciatori, giocatori di baseball. Alcune cose l'ho fatte come ritrattista, altre l'ho fatte appunto come fotografo di questo tipo di eventi, nozze, eccetera. Poi, dato che non so come lavora un fotografo, ho chiesto effettivamente come funzionasse il suo lavoro dall'inizio fino alla fine. O il cliente mi contatta direttamente, ovviamente attraverso, che ne so, social media, sito, ti vede in una rivista, in un magazine, oppure ci sono dei lavori che arrivano dalle agenzie. Arrivano ovviamente le richieste, io semplicemente mando, come tutti i professionisti, un preventivo. Contratti tanto? No, non contratto. Le uniche grandi contrattazioni sono con gli indiani. E come funziona? Ti dicono, ok, presenza di qua in data, tu vai con la tua macchinetta a fare le foto? Dipende. Io amo, per il tipo di espressione che ho, che è molto legata al silenzio, all'atmosfera, al momento. Cioè, se io sto fotografando e magari c'è la persona che sta con me che parla al telefono, fa un Instagram stories, fuma una sigaretta, qualsiasi cosa, mi distrugge. Ti leva il mood. La mia è una fotografia molto più vicina alle emozioni che all'evento stesso. Okay. Infatti molto spesso, alle volte, guardando le mie foto non capiscono neanche se è una foto fatta a un matrimonio oppure in un set di qualche tipo. Poi ci siamo fatti un giro per Berlino, abbiamo cenato, il giorno dopo ci siamo rivisti. Ho subito chiesto quali fossero i suoi fotografi preferiti. Il mio fotografo preferito in assoluto al momento è Antoine Dagatà, non credo che tu conosca, no. Però fa foto un po', definiamole borderline. Nel mio settore, fotografi che mi piacciono tanto fuori dall'Italia, c'è Bring Me Somewhere Nice, mio amico di origine spagnola che vive qua a Berlino, e poi Ferraristi. Ok, nel tuo settore queste due? Sempre nel mio settore, sono due amici, sono persone veramente brave, che mi ispirano tanto sotto tanti punti di vista, o mi hanno ispirato anche durante la mia crescita. In Italia, fotografi non del mio settore che mi piacciono tantissimo, Thorinbert, okay. Mi piace veramente tanto. L'unico fotografo che conosco di nome e cognome è Steve McCurry. Vabbè, perché è il fotografo che tutti conoscono. È bravo lui. Ovviamente c'è chi piace e chi non piace, ma se non fosse bravo non sarebbe comunque la persona che conoscono tutti, no? Consigli per un aspirante fotografo che anche lui vuole vivere della fotografia, ma... Vivere di fotografia, come vivere di tutte le cose, comporta una cosa di base, l'impegno. Mm-hmm. Nulla viene gratis, ti devi fare il culo. Non esiste che ti capita l'occasione che ti fa svoltare se tu stesso non sei dentro un processo, soprattutto di crescita umana. Cioè tu dici, ok, ti devi fare il culo, ma
quindi cosa deve fare? Fare un sacco di foto o contattare un sacco di persone? Intanto bisogna vedere il tipo di contesto dove vuoi lavorare. Se lavori nel mio, per esempio, puoi anche iniziare lavorando insieme a qualcuno. Per esempio, io ho fatto così: non avere fretta, okay. Non paragonarsi costantemente agli altri, perché c'è sempre chi fa meglio di te, come tutti i settori ovviamente, no? Quindi cercare un linguaggio proprio. Okay. Si può partire anche ispirandosi fortemente al lavoro degli altri, fare almeno lo sforzo ovviamente di metterci qualcosa di tuo, okay. Perché altrimenti sei solo una copia e quella roba già c'è, quindi non c'è bisogno di un'altra, no? Per trovare clienti, qual è il metodo migliore? Il metodo migliore per trovare clienti è farsi pubblicare. Riuscire a fare delle foto che in qualche modo vengono pubblicate nella rivista X, nei blog. Cioè, internet funziona tantissimo. Non cercate di vendere, ma create relazioni. Usufruire di questa particolarità e di questo vantaggio che il web ci dà è ottimo, okay. Funziona. E con questo ho chiuso le domande riguardanti la fotografia. Però Rob vive a Berlino e quindi non potevo esimermi dal chiedere una recensione della città. Allora, domandone. Dimmi. Tu fino a prima della pandemia viaggiavi il mondo fondamentalmente, sì. Tu puoi lavorare da dove ti pare. Perché hai deciso di vivere a Berlino allora? Berlino è una città che non mi è mai interessata, universalmente conosciuta per tre cose: droga, tecno e sesso estremo. Perfetto. Non mi drogo, non mi piace la tecno, sesso mi accontento delle cose regolari. Quindi non ero mai venuto a Berlino. Sono venuto 5 anni fa a fare un workshop qua. Ho sentito come un senso di libertà che veramente mi entrava fin sotto la pelle. E mi è partito il click. 3 settimane dopo vivevo qua. A caso, completamente a caso? Ho trovato una casa con una ragazza che poi è una mia amica, 2 gatti, e si è creata una situazione molto bella. Partiamo con le domande classiche che si fanno in ogni posto. Partiamo con i costi. Quanto costa Berlino rispetto all'Italia? Per alcune cose molto meno, per altre enormemente di più. Situazione affitti. Sia io che Ross abbiamo una casa di proprietà a testa, però stiamo cercando casa più grande e stiamo cercando casa da novembre. Quando ti dico cercare casa intendo tipo lavoro, perché trovare casa qua è difficile. Loro aprono tipo un annuncio, in mezz'ora gli scrivono 600 persone, poi scelgono alcune di queste persone e ti arriva un SMS dove ti dicono: domani dalle 2 alle 2:15 puoi vedere la casa. Mediamente una casa sui 100 metri quadri dai 1.800 ai 2.400. Tu però mi dicevi che negli ultimi 5 anni che tu sei arrivato, sì, no, i prezzi sono... Sì, sono assolutamente aumentati. Per quello che riguarda il costo delle case da comprare, io mi ricordo che quando venni qua il mio commercialista mi disse: hai 2 anni per comprare casa se la vuoi, perché poi cambierà tutto. Credo complice del fatto, fra virgolette, della chiusura dell'Inghilterra, questa in qualche modo è diventata un po' la nuova Londra, fra virgolette. Okay. Io ho una vita enormemente poco dispendiosa. Nel corso degli ultimi 10 anni sostanzialmente la mia casa è stata una valigia. E quando viaggiavi non era spese tue? Non è la macchina, giusto? Ho la macchina in Italia. I peggiori investimenti della mia vita. Non comprerei mai più una macchina. Se tornassi indietro nel tempo non lo farei mai più, perché sono veramente soldi disintegrati. Qua a Berlino poi è inutile. Non serve a nulla. Parlando dei mezzi, quindi, come sono messi qua? Perfetti? Oh, secondo me sono ottimi. Funzionano bene. Ok. Costano cari. Però l'abbonamento costa circa 60 euro al mese. Servizi in generale, ospedali, sanità o servizi, diciamo, pubblici che sono, allora, molto lenti alcune volte? Questa è la spesa più grande che c'è in Germania. Si chiama Krankenkasse. Okay. E ovviamente paghi in base al reddito. Sono le tasse. Qua funziona che tutto quello che è salute è gratis. Tutto quello che non è salute te lo paghi. Faccio un esempio. Dentista, c'hai una carie, toglierti una carie gratis. Se ti sbianchi i denti o ti fai la pulizia te lo paghi. L'assicurazione è obbligatoria per tutti. Ah. L'altra cosa, se uno viene qua, importantissima, è il commercialista. Perché è un libero professionista, è vitale. Qua i commercialisti lavorano per lo Stato. Quindi non è che ti dice: guarda che ti basterebbe semplicemente fare questo per risparmiare X sulle tasse. Non te lo diranno mai. C'è bisogno di avere un buon commercialista che lavora per te, che ti fa tutte le procedure. Per esempio, il mio commercialista riceve anche le lettere dal Finanzamt. Delega totale. Immagina, ti arrivano lettere in tedesco, parlano di cose complicate che non capisci, non hai la testa lì, non ce la faccio più proprio, non mi piace. Perfetto. Lo rigetto. Punto fondamentale. Vai. Di un posto dove si va a vivere: le persone, come sono i berlinesi? Allora, questa è una comunità internazionale vera, ci sono persone da tutto il mondo, okay. Che è una cosa che a me personalmente piace molto. Nel mio caso ci sono colleghi da tutto il mondo, sono belle comunità, molto aperte, non come gli spagnoli, la regola è che se te non ti proponi nessuno ti rompe il cazzo, ovviamente, potresti stare da solo tutta la vita, okay. Però se semplicemente ti metti nel giro ti integrano molto facilmente. Berlino, come tutte le grandi città, ha milioni di caratteri diversi, quindi se te parli con me di
Berlino magari ti dico una cosa, parli con un altro, ti dice una cosa totalmente diversa. C'è un sacco di gente che tuttora è punk, un sacco, ma tantissimi borchiati, musica. Pregiudizi a livello estetico non esistono. A livello artistico, diciamo. Qua puoi essere esattamente quello che vuoi, puoi reinventarti esattamente come ti pare, nessuno ti frega niente. Sono persone che sono più difficili, sembra che abbiano una barriera perennemente, però nel momento in cui la superi questa barriera sono enormemente affidabili. Se hai bisogno di una mano te la danno. Per amici berlinesi? Sì, anche sì, certo. Qui ti basta semplicemente andare a bere una birra e parli con chiunque. Ti mi hai detto che appena sei arrivato qua a Berlino ti sei preso 4 mesi di esplorazione. Mi sono preso la bicicletta e sono andato in giro per Berlino per 4 mesi, segnandomi i punti che mi piacevano. Networking lavorativo, cioè cose fighe a livello di business, come funziona? Qua c'è una valanga di cose che nascono e muoiono giornalmente, quindi è una città molto viva sotto tutti i punti di vista. Anche fotografico? Fotografico, allora, tutto quello che riguarda il lato espressivo qua è enormemente presente. Mi hanno portato a vedere sessioni di teatro sperimentale sottoterra. Okay. Cibo. 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 Si mangia benissimo. Si mangia bene? Si mangia bene perché trovi tutto. Ti manca l'Italia? Allora, vivendo qua non mi manca l'Italia. Ogni volta che torno in Italia mi fermo al ristorante, anche il peggiore, dico cazzo che buono, ma perché purtroppo qua è in qualche modo sa tutto di plastica, non so come dirlo. No, non è buono il cibo. No, aspetta. Però te ne rendi conto solo quando fai un paragone. Per me si mangia bene per il semplice fatto che è pratico mangiare qua. È molto facile mangiare tutte le cucine del mondo. Le tasse, come sono qua? Allora, le tasse non sono basse, ma la pressione fiscale è più bassa in Italia. Ok. Tu hai partita IVA qua? Sì. Ok. Come funziona? Nel senso, paghi previdenza sociale e tasse o... Qua funziona così. Ci sono delle cose che sono opzionali. Okay. Esempio, la pensione. Come se io potessi non pagare l'INPS. Esatto. Questo vuol dire che... Te la fai da solo? Te la devi fare da solo perché poi dopo puoi morire. Nessuno. Esatto. Poi paghi tranche in casse, che è l'assistenza sanitaria di cui ti parlavo, che è una spesa totalmente a sé, e poi hai le tasse. E funziona bene il settore pubblico? Sei contento di pagare le tasse con Germania? Sono molto contento perché funziona bene. A quel punto siamo andati in studio da lui e io ho fatto le ultime domande a tema soldi. Come hai affrontato la pandemia? Allora, la pandemia è partita che ero in India, quindi traumatica. Dall'India siamo tornati il giorno prima che l'India fosse chiusa, il famoso lockdown più grande del mondo, e siamo stati poi sostanzialmente in lockdown. In lockdown. Ok. Sì. Ha influenzato sul tuo lavoro perché tu viaggiavi 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Ovviamente io sono passato ad avere 6 mesi di agenda totalmente piena e una settimana era deserta. Cioè tutti i lavori saltati? Sì, istantaneamente. Tutta la parte del mondo dell'online comunque è rimasta in piedi. Qual è la tua fonte, o qual è stata fino adesso la tua fonte di guadagno principale? La fotografia. La fotografia. Sì. E quindi ti pagavano clienti che ti dicevano vieni da me a Dubai a fotografare il matrimonio di mia figlia. E tu dicevi sì e loro ti pagavano. Sì. Perennemente in viaggio da una parte all'altra. È stressante. È ovviamente anche molto bello. Oltre questo ci sono tutti i lavori collaterali al mondo della fotografia. Conferenze in giro per il mondo, workshop. Lavori tutto l'anno, guadagni grazie a questi clienti. Riesci a risparmiare, a investire, a mettere da parte anche con l'idea dell'early retirement, dell'andare in pensione presto? Pensi anche a queste cose qua? Dall'inizio sono stato abbastanza bravo da questo punto di vista. Aiutato anche dal mio stile di vita, perché tutto quello che faccio, tra virgolette, non costa niente. Mm-hmm. Cioè vivo in una maniera senza nessun tipo di eccesso, a nessun tipo di livello. Vivo la vita che voglio vivere, avendo in qualche modo tolto i soldi dall'equazione. Non pensi ai soldi quando fai quello che devi fare. Esatto. Quindi, non zero. Cioè fai già quello che vuoi. È il concetto esattamente quello. E è il concetto che ho inseguito praticamente dall'inizio. Indicativamente, sai quanto spendi durante l'anno? Tieni traccia delle cose? Allora, ci provo. Non spendo per l'affitto. Casa mia è affittata, quindi comunque è fonte di reddito. E quindi al di là degli acquisti online, del gadgettistica, che comunque è una cifra neanche troppo sensibile, e la parte del cibo e quant'altro, cioè spendo veramente poco. Una grandissima parte di quel guadagno è investita / messa da parte. Tu investi? Io investo. Ah sì? Nella mia, fra virgolette, precedente vita investivo in borsa, fra virgolette passatempo da ufficio. Lavoravo in banca. Il problema è che è stato uno dei momenti più stressanti della mia vita, quindi l'unica parte di investimento è in fondi. Ok, in ETF. Indici, esatto. Cioè dobbiamo elencare tutte le tue fonti di reddito. Abbiamo clienti fotografia. Clienti fotografia, workshop, conferenze. Cosa sono le conferenze? Conferenze sono eventi non organizzati direttamente da me, a cui magari partecipo. Come speaker? Sono comunque una fonte di reddito buona. Prodotti digitali. E cosa sono i prodotti digitali? Tipo, che ne so, preset. I miei colori, esatto. Prodotti digitali e viaggi. Da viaggi? Ho iniziato a fare dei viaggi insieme a un altro fotografo, sì, che è Roberto Cristaudo, e abbiamo organizzato dei viaggi in giro per il mondo dove sostanzialmente facciamo delle esperienze. Tipo viaggi di gruppo con gli youtuber? Esatto. I tuoi guadagni sono aumentati tanto nell'arco del tuo... Non so come spiegare, che guadagnavi X e alla fine guadagnavi X per 10? Sì, cioè è cambiato tanto. È cambiato tutto. Più consapevolezza prendi, più hai possibilità di guadagnare. Magari se hai una cattiva gestione interna, quindi i tuoi processi di back-end, chiamiamoli così, mm-hmm,
non ti aiutano a capire come posizionarti nel mercato, non riesci a sfruttare tutto quello che potresti. Va bene, se non è Berlino, dov'è che vorresti andare a vivere? Allora, vivo qua perché fortunatamente mi piace e voglio stare qua. L'altra città nel mondo dove vorrei vivere per un po' di tempo è Kyoto. Ok, ultima domanda, la foto di cui vai più fiero? Vabbè, questa è una risposta chiara, però te la faccio vedere. Questa è in assoluto la foto migliore che ho fatto in vita mia. È molto bella, è molto bella. Bene ragazzi, questa esperienza a Berlino mi è piaciuta veramente tanto. Conoscere Rob è stato fantastico, una persona super interessante, e mi piace intervistare persone che fanno cose non comuni e che hanno intrapreso una carriera particolare. Scrivetemi cosa ne pensate in un commento. Io vi lascio tutto in descrizione, tra cui il canale di Rob, e noi ci vediamo con il prossimo video.